È stato pubblicato nella notazione originale del canto ambrosiano, cioè la notazione a rombo, che è diversa dal canto gregoriano, che è la notazione quadrata. Nulla cambia perché i neumi sono sempre su quattro righe, facilmente comprensibili. Questo inno è stato pubblicato in una raccolta del 1897, editore Giuseppe Palma di Milano. L'edizione è stata curata dal canonico del Duomo, Monsignor Emilio Garbagnati, che ha curato questa edizione pubblicando diversi inni. Gli inni ambrosiani molte volte riprendono la melodia già utilizzata in altri testi, quindi pressappoco le melodie sono pressappoco una decina. Su queste 10 melodie sono stati scritti 40 inni. Semplicemente studio del canto ambrosiano, Giovanni Vianini, Scuola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, estate 2010. Questo è un patrimonio da tenere vivo, da continuare a studiare e tenere vivo, perché è ineguagliabile e insostituibile come lo è il canto gregoriano. Al di là delle manie, ma solamente una forte passione, è un credo che questo è un patrimonio da tenere vivo. Questi canti, queste melodie, io le ho conosciute, ho avuto la fortuna di conoscerle e di praticarle nella Cappella del Duomo di Milano, diretta dal maestro Dentella. E poi ho continuato alla Basilica di Santo Stefano Maggiore. Oggi ho 70 anni e continuo a studiare il canto ambrosiano e a riproporlo alla Scuola Gregoriana Mediolanensi. Grazie. Res non verba.
è lo studio dell'inno ambrosiano Deus tuorum univitum in natali unios martiris. Questo inno ambrosiano è scritto nella notazione originale del canto ambrosiano, cioè la notazione a rondo.